Allora, io penso, guarda, che la politica sia uno dei mestieri più belli. Più belli perché può essere fatta per gli altri. Se la fai per gli altri, cioè per i cittadini che stanno fuori dal palazzo, è il lavoro che dà più soddisfazione ad un uomo e ad una donna che fa politica. Quello che sta accadendo ora e quello che sta facendo in particolare Renzi è l'esatto opposto del senso più alto della politica di lavorare per gli altri. È il senso di cercare di riottenere una centralità che la gente non gli ha dato per un elettorato che non esiste, seppur sia un nuovo partito, è il tentativo di oscurare l'immagine di un bravo Presidente del Consiglio per cercare di ottenere, carpirgli un po' di luce, perché lui oramai in una stanza buia nessuno se lo guarda più. Il MES è talmente buono e appetibile che nessuno dei 27 paesi europei l'ha nemmeno chiesto, perché il primo che lo fa gli piove uno sulla testa, uno stigma, che significa che questo paese sta dicendo al mondo intero, soprattutto agli investitori finanziari e ai grossi speculatori finanziari, che non tiene in piedi i conti pubblici, che sta per Ma fallire, che che di conseguenza è gambe per aria. sciocchezza, Quindi stiamo attenti, io vorrei tornare nel che dibattito, sciocchezza, quello veramente importante. sciocchezza. C'è una Il dichiarazione di professor Ricciardi ha impotenza il centrato il MES, mi sta punto. dicendo lei. Sì, Certo che è significa così, ammettere che non d'accordo, stanno siccome più non in volete piedi i conti dello cambiare, Stato, che il Paese è ma non è pronto a vero, fallire, che ha bisogno di un aiuto non è esterno per stare così. in vita. E ovviamente questo effetto stigma si comporterebbe un aumento dello spread e Non è quant'altro. Ma vero, non voglio neanche più d'accordo. parlare del MES, voglio dire, probabilmente o forse Ma sicuramente impotenza, quella d'accordo. peggior terza ondata che sta arrivando in altri paesi come la Gran Bretagna potrebbe arrivare, non so se in parte o in totale, anche in Italia. Quindi siamo nel pieno, come a marzo Ce l'ha spiegato 2020 Ricciardi della molto pandemia, bene. siamo in pieno della crisi economica, stiamo mettendo in campo gli strumenti per risalire economicamente, quelli per salvare le vite attraverso il piano di vaccini, siamo i primi in Europa nelle vaccinazioni fatte, almeno in questa prima fase, e noi cittadini, eppure il sottoscritto deve stare a parlare di Renzi, che crea una crisi virtuale, non istituzionale, immotivata. E mi lasci dire Beh, che il immotivata. recovery plan è migliorato come migliorano tutte le cose che partono da una bozza, perché la bozza si chiama bozza, perché sono i primi No, contenuti che scusi, però devono poi essere Toninelli, non lavorati. riscriva la storia a modo Ma suo, quale perché bozza? Conte aveva Ma non portato, sto riscrivendo a modo aveva mio. portato Non la la sto bozza di riscrivendo task force definitivamente. che è sparita dal tavolo perché Renzi è piantato una grana. Voleva tenere per sé dai servizi segreti, adesso dice che la dà. Ha aperto un rimpasto. Mi pare che Conte, insomma, delle mosse le abbia fatte, quindi non era tutto così perfetto come dice lei, per capirci. Ma le ripeto. Quando tu inizi un lavoro così importante, che non ha precedenti nella storia e che rappresenta il futuro dei prossimi 10-20 anni di tutti gli italiani, soprattutto delle nuove generazioni, si deve lavorare perché parte da una bozza. L'Europa, la Commissione europea, nelle linee guida parlava proprio di una cabina di regia che riuscisse a seguire le fasi di attuazione dei soldi stanziati per quei specifici progetti. Ed è normale che ci siano dei cambiamenti, ma i cambiamenti e le migliorie di cui il Movimento 5 Stelle sta lottando nei palazzi, in silenzio, lavorando con onestà intellettuale e con dedizione e senso di Stato, non bisogna trasformare in un dibattito pubblico. Cosa mi importa che io miglioro il recovery fund andando a fare 42 interviste televisive, 57 Allora, sto questa è sparando a una caso accusa diversa, radiofoniche e eh. È chissà quante una caccia alla giornalistiche? visibilità, non alla sostanza dei problemi. Se no, ti siedi al tavolo e ne parli serenamente. Questo dice Toninelli. Faccio rispondere.